Benvenuti alla Cimice, questo è l'episodio che copre la settimana dal 23 al 29 di gennaio 2017. Abbiamo Smois. Ciao ragazzi. Parla, parla. Ciao. Ecco, ciao ragazzi. Che lo metti in schermo. E poi ci sono io. Partiamo con i giochi che usciranno in questa settimana. Sono tanti, finalmente c'è la ripresa del mercato. Perché dopo Natale abbiamo visto un po' di asciutto in quella zona. Il titolo più atteso, sicuramente, almeno dalla maggior parte, è Resident Evil 7, che uscirà su praticamente tutte le piattaforme, anche PC, e sarà giocabile su VR, tramite PlayStation VR e credo anche Vive, ma non vorrei sbagliare. Sì. E anche se dobbiamo ancora capire, ma lo capiremo. Se Resident Evil 7 crea dei problemi di motion sickness forti, come dicono, quando ho giocato col visore. A questo mi riaggancio al fatto che Ogu ultimamente sta facendo dei video proprio incentrati sul VR sul nostro canale, quindi ci sono ottime probabilità di vedere una sua recensione di Resident Evil 7 nei prossimi giorni. Secondo titolo che io sto attendendo perché la serie mi ha sempre incuriosito, ma non ho potuto mai giocare, è Yakuza 0 su Giusto. PS4. E ne deve uscire anche un altro durante quest'anno, se non sbaglio. Il Cos'è, 5? 5, direi il 5, o 5 o 6. E 0 comunque sembra bello dai trailer già mostrati qualche anno fa, E se non sicuramente. sbaglio è ambientato negli anni 80 o qualcosa del genere, nel passato, se non Sì, nel erro. passato. Per quello l'hanno, credo, sia stato quello il motivo per il titolo Zero rispetto a tutti gli altri, cioè andare indietro. Altro titolo molto teso da tanti è Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue. Che è un titolo preso per il culo, comunque. Sì, È veramente un titolo troll, è questo. lunghissimo e speriamo non sia anche il gioco un troll. Una trollata e uscirà su PS4. Altro titolo che uscirà su tutte le piattaforme, direi, anche su PC, è Tales of Berseria, che è Siamo l'ultimo Tales sicuri? of. Mi risulta anche su PC e altre piattaforme. Tanto tu cerchi nei tuoi archivi. No, è solamente per PlayStation Solo 4 e PS4. Microsoft Windows. Ah, Non Windows. è per altre console. Ok, quindi Windows. PC Windows e non Esatto. Xbox. E PlayStation 3, PS3. penso però solo in Giappone. Probabilmente dovrei andare a Probabile. controllare perché. I Tales of hanno questa cosa di stare retrocompatibili a lunghissimo con le console ormai abbandonate da tutti. E, ma è un bene perché comunque PS3 è una base installata notevole. E abbiamo provato la demo, era disponibile gratuitamente la settimana scorsa o 2 settimane fa. Settimane fa e boh, abbiamo qualcosa da dire, ma magari la diremo in un video apposito. Sì, se volete vi dico io la mia, che l'ho provato tre l'ho provata e mi ha fatto schifo, mi ha fatto. No, io non sono così negativo, ma sì, ci sono dei dubbi sopra. Vedremo. Altro Esatto. titolo: Digimon World Next Order su PS4. Poi passiamo a Sì. Hitman, World of Assassination su PS4 e Xbox One, The Turing Test su un sacco di piattaforme e The Wardrobe, che è un titolo di una software house italiana che io ho conosciuto alla convention di sviluppatori che si chiama Svilupparty, che si tiene a Bologna ogni anno per 3 giorni. Sembra molto carino, quindi vi consiglio di andare a vedere sul loro sito e farvi due ghigne perché è molto comico. Ti lascio la palla delle news. Allora, che è una palla pesante. Partiamo con qualcosa di relativamente leggero e pur parlé, ovvero girano delle informazioni sul quale The Legend of Zelda Breath of the Wild avrà finali alternativi. Per la precisione, hanno parlato di un finale alternativo che si sblocca solo in certe condizioni, come capita già per altri titoli. A dire il vero, credo che lo tratteranno probabilmente come vengono trattati i finali alternativi in tantissimi giochi, per esempio occidentali, alla The Witcher 3 piuttosto che alle Dishonored. Nel primo Dishonored, quello che cambiava con i finali alternativi era giusto una frase alla fine
fine del gioco, mentre per quanto riguarda per esempio The Witcher 3 cambiavano un po' più di cose, ma comunque ovviamente non l'impianto della trama principale. Immagino, credo sarà qualcosa di molto simile. Comunque è un'ennesima prova che The Legend of Zelda, il nuovo Legend of Zelda, va a prendere a piene mani dagli open world e dei GDR occidentali. Sì. Quindi, poi invece i GDR Zelda. Sì, perché non ho mai giocato ancora un Zelda GDR. No, aveva degli elementi ovviamente di customizzazione del personaggio, delle armi, dell'equipaggiamento, ma il focus di Zelda era sempre comunque su enigmi e sulla parte avventura e di combattimento, non sulla parte ruolistica di scelte. Esatto. Non ci sono scelte negli altri Zelda praticamente. Super Mario Run è uscito dalla top 50 americana su Android a marzo. No, su iPhone è uscito. Su iPhone, scusa. Invece, Android a marzo. Ok, quindi su Android manco è iniziato, manco è ancora uscito, infatti ancora non ho ancora provato, mentre su iPhone dalla top 50 americana vuol dire che ha floppato di brutto. Perché ha floppato il modello di vendita, sì. Probabilmente. Vedremo, sì, se Android darà nuova vita, dato che sarà un po' più facile da craccare. Sì, immagino che però non faccia troppo piacere agli investitori di Nintendo, no, il fatto che sia più facile da craccare. A proposito, il prossimo gioco mobile di Nintendo, Fire Emblem, che esce il 2 di febbraio e uscirà in contemporanea iPhone e Android. Mm-hmm. E sembra carino. Ed è gratuito, però con microtransazioni che sembrano riguardare alcune parti di gameplay e non solo di estetica. Quindi è un po' meh. Vabbè, vedremo, insomma. È la migliore per chi gioca su cellulare, cioè è quello che va per la maggiore. Sì. Quindi potrebbe andare bene. Potrebbe andare bene, beh, sicuramente partendo da gratuito, come Final Fantasy Wars, come si chiama quello per mobile, non mi ricordo più. Mobius. Mobius, che sta andando molto bene e ha la stessa identica tipo di vendita. C'è un rumor, c'è una notizia che è arrivata a noi della Cimice, che io spero venga smentita, che Splatoon 2 sia dato per uscita in agosto e non invece a inizio estate, perché l'uscita è estiva, su questo sappiamo. Però molti speravano in giugno, ovvero una finestra di uscita molto simile a quella che è stata la finestra di uscita di Overwatch o del primo Splatoon, tanto per dare un'idea, due titoli che sul mercato multiplayer competitivo sono andati da Dio. E però è anche vero che un'uscita d'agosto, ovvero praticamente un'uscita autunnale, va molto bene invece per altri titoli, ad esempio i vari Counter Strike piuttosto che Battlezone, Battlefield e così via. Quindi magari hanno ragionato su quello, magari è una questione legata allo sviluppo, perché arriverà un po' più lungo da quella che sarebbe la finestra ottimale di giugno, magari è perché in Giappone invece quello è un periodo buono, perché bisogna sempre pensare che Nintendo ha la testa principalmente al Giappone. Sì, sì. Soprattutto adesso che non è più region lock, le uscite potrebbero internazionali potrebbero arrivare in momenti un po' strani, almeno dal nostro punto da come li percepiamo noi, perché arrivano in tutto il mondo contemporaneamente. Loro magari l'hanno basato di più sul mercato giapponese o qualche volta su quello americano. Mm-hmm. Quindi vedremo. PS4 Slim vende 7 volte di più rispetto alla PS4 Pro negli Stati Uniti, che vuol dire che su 8 persone 7 comprano Slim. Considerando che il salto di prezzo non è poi così enorme, e per PS4 Pro sta abbastanza floppando come vendite, soprattutto come modello, ma ci rendiamo conto, ne stavamo parlando offline, raccogliendo un po' le nostre info prima di parlare di questo punto, in pratica non è uscito quasi supporto per i giochi PS4 Pro. L'installato da 4K non ha molto senso, sia per i televisori che sono pochi, sia perché sono molto costosi. Poi non ha nemmeno il lettore Blu-ray a 4K, con la fonte 4K, per cui probabilmente è un mercato morto quello di PS4 Pro ad oggi. Sì, di nicchia, molto di nicchia. Molto di nicchia, e oltretutto essendo ovviamente giustamente più costosa della PlayStation 4 Slim, per tutti gli altri la Slim è una scelta quasi obbligata. Anche per te l'è stato? Ma
per me, io gioco con uno schermo ovviamente da computer da 28 pollici Ultra HD e la PS4 Pro non mi sarebbe servita assolutamente niente. Esatto. Poi abbiamo un'ultima voce di corridoio: Dead Space Ignition e Skate 3 stanno per arrivare alla volta di Electronic Arts Access che si arricchisce. Sì, continuamente, ogni tanto ho avuto fuori un paio di titoli. Gli ultimi due titoli sono stati i Mirror Edge, sia versione vecchia, insomma 360, sia la versione Catalyst nuova, che più o meno sono la stessa storia, ma le hanno fatte uscire rifatte. E quindi è possibile giocare sia una versione che l'altra, di fatto, e non era neanche troppo vecchio come titolo. Ok. Quindi dipende, probabilmente dipende dall'andamento delle vendite, e se le vendite non vanno troppo bene o ci sono dei problemi, magari Electronic Arts fa uscire il gioco un po' prima rispetto ad altri. E in ogni caso, per quanto noi possiamo odiare quella software house, quella compagnia, in realtà non è tanto... No, le software house non si odiano, però EA sì. C'è da dire che ha vampirizzato un bazziglione di software house meritevoli. Quindi certo, facendolo chiudere. Lo fa chiudere, ma tanti titoli ne ha fatto. Attenti, IP. Poi sul fatto che escono i titoli delle software house originali è tutto un altro discorso. Vero, però ha tanti IP che potrebbe mettere sul Vault, quindi il Vault, secondo me, è probabilmente la cosa migliore che ha fatto Electronic Arts negli ultimi 3 anni. Anche questo. Sia per la versione scontata, perché è possibile comprare i giochi con uno sconto ulteriore, sia per giochi gratuiti che sono disponibili sul Vault sempre, perché per il momento non ha ancora tolto nessun titolo da quelli disponibili, neanche i giochi sportivi del 2015 rimangono lì, non va neanche a sostituire quelli. Per me è buono. Quella è una cosa ottima. Sì. Assolutamente. Non sempre il gioco sportivo che rimpiazza uno vecchio è migliore, a volte sbagliano. No, esatto. Va bene, ne direi che abbiamo tutte le notizie, quindi vi facciamo la marchetta della settimana. Dobbiamo pagare i nostri dividendi agli informatori. Esattamente, la marchetta della settimana è diretta a Joe Kong, che ha un canale che principalmente recensisce videogiochi. È bravissimo, ha partecipato anche al nostro ultimo Focus On dedicato a Super Mario Maker, e vi lasciamo il link del suo canale in descrizione, andatelo a vedere, iscrivetevi e fate tutto quello che dovete fare, lo sapete. A cosa stai giocando tu, Smois? Io sto giocando, ho iniziato ieri Uncharted, Drake's Fortune, il primo, su ovviamente la remastered della collection, e mi sta divertendo, anche se sembra la versione dumbed down dei Tomb Raider, remake di Tomb Raider. Cioè, esatto. Ma ci sono anche quanti, 4-5 anni di differenza fra i due giochi, come uscita, se non sbaglio, fra il primo Uncharted e il reboot di Tomb Raider. E il secondo, ovviamente, ha imparato la lezione di Uncharted e ha migliorato su un concetto che già funzionava. Sì. Dico dumbed down perché, per esempio, l'esplorazione si limita a questi tesori, per esempio, che non vedi, sono un bagliore, poi ne raccogli uno e ti dice che cos'è. Mentre in Tomb Raider, per esempio, hai tante cose diverse da raccogliere, ogni mappa ha delle cose specifiche da esplorare, molto 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 interessante. C'è la storia, li puoi vedere tridimensionali. Ovviamente era un gioco più nuovo, anche se è uscito nella stessa generazione di console, perché il primo chart è uscito all'inizio della PS3 e il reboot di Tomb Raider è uscito agli ultimi istanti della PS3. Però sono passati 9 anni, quindi comunque... Sì, esatto, sì, sono passati una marea di anni nel mezzo. Per cui, mi sento un po' estraniato da questo, ma mi piace il personaggio, il tono leggero, è proprio un Indiana Jones, per adesso, almeno nelle battute iniziali, quasi al 100%. Sì. Se ho capito bene, diventa un po' più cupo poi, man mano andando avanti nel capitolo, è più serio, più che forse che più cupo. Un po' più cupo, cresce. Quella è una cosa buona che hanno fatto, fa crescere il personaggio. Esatto, e ho visto anche che la durata non è molto lunga, perché ho fatto i primi 3 capitoli e mi dice che sono già al 25% della campagna, per cui non so se è giusta questa cosa. No, non è lunghissima, ricordo esattamente, ma una dozzina di ore, 15 forse. Ecco, infatti sono più o meno in linea con quello allora. Poi sto studiando Europa Universalis 4, ma i miei studi si compiranno oggi,
per cui con oggi è terminato e posso tornare a giocare ad altro, e i risultati si vedranno a breve. E poi io ho iniziato The Last of Us, che stiamo giocando in couch co-op io e Martina, nel senso che io gioco e lei urla quando ci sono gli zombie, sono i ticker. Esatto. Cosa stai giocando tu? Io sto giocando a Titanfall single player, sto portando avanti la trama che, come ho detto sul gruppo di Facebook che abbiamo, ha dei componenti anni 80, dei rimandi e componenti tematiche anni 80 che mi stanno facendo veramente divertire, cioè viaggi nel tempo, cose così, e un po' pacchiano. È bello perché non si vede spesso in un FPS moderno tipo Call of Duty, fantascientifico quanto vuoi, ma sono dei rimandi un po' vecchiotti e mi piace, dato che sono un vecchio dentro e fuori. E, non so se giocherò mai al multiplayer, l'ho provato una volta solo con Matt, ma l'ho preso per il single player, quindi va bene. E poi ho iniziato ieri, grazie al video di Ogu sul suo canale Casa Nintendo, che vi ricordiamo andare a vedere, dedicato a Dragon Quest 8, uscito la settimana scorsa su 3DS. Io sto giocando a Dragon Quest 4, uscito su DS un centinaio di anni fa, più o meno. Sì. Però lo volevo provare, è il momento di giocarlo. Quindi l'ho messo su. E basta, cioè, non ho altro tempo. E poi giocherò forse Europa Universalis, che dici? Direi che ti tocca. Se vuoi fare i compiti, ti tocca. Sì. Non voglio essere bocciato. Quindi rimanete sintonizzati, che arriverà un Master and Servant a tema Europa Universalis 4 con ogni probabilità nelle prossime due settimane, prima di febbraio, probabilmente. Sì, molto probabilmente, sì. E detto questo, abbiamo chiuso. Io, come sempre, vi ricordo che se vi è piaciuto il video potete mettere un mi piace, se non vi è piaciuto potete mettere un non vi piace, tanto... va benissimo anche parlare male del canale, e iscrivetevi se non l'avete fatto, così sarete sempre aggiornati sulle novità. Esatto, e anche sul gruppo Facebook, mi raccomando. Sì, andate anche su Facebook, trovate tutti i link comunque in descrizione, quindi non vi manca di sicuro cose da cliccare. Ciao. Perfetto. Ciao ciao.